Bentornati dai, il mondo del collezionista. Oggi vi presento un nuovo prodotto della Dynamix. Parlo di The Epic Animals Profondità Marine. Qui abbiamo la collezione completa, che poi andremo a vedere meglio nei magazine, di cui due sono con sfere gel, due si illuminano al buio e due cambiano colore. La collezione completa è composta da 20 pezzi. Una bustina. Andiamo qua. Ah, qui abbiamo la collezione. Costa 3,50 euro e contiene una creatura marina più il magazine. Apriamo e spero di trovare subito una speciale. Ecco qui il magazine. Ed ecco la creatura marina. Ragazzi, è grande, veramente tanto grande, ed è anche bellissima. Morbida. Guardate qui. Andiamo a vedere il magazine. Intanto, lo sapevi che a spasso nel tempo. E poi ecco qua la collezione completa. Però, intanto abbiamo trovato il granchio azzurro che è uno speciale, cambia colore con il calore. Bellissimo. E qui abbiamo l'altra parte della collezione. Ecco qua il granchio azzurro dell'Atlantico. Vive sulle coste del continente americano, dal Canada dall'Argentina. Ma lo si può trovare anche in Europa. È di colore verde e blu. Noi l'abbiamo trovato blu scuro. Nella parte superiore, mentre il ventre è bianco o azzurro. Azzurro. Quindi la parte superiore è blu scuro e la parte inferiore azzurro. Finiamo il magazine e poi andiamo a leggere la collezione. Da chi è composta? Lo sapevi che? E poi dei giochini con delle vignette. Andiamo a vedere la collezione. Ecco qua. Ammonite, che è estinto, il paguro, la stella marina dai corni rossi, la murena, che cambia colore con il calore, il granchio rosso. Noi abbiamo il granchio azzurro, il polpo dagli anelli blu, lo squalo martello, squalo tigre, si illumina al buio, squalo leopardo, squalo goblin, poi il nostro, poi astice rosso, granchio azzurro dell'Atlantico, medusa luminosa, pesce abissale, grande squalo bianco, calamaro gigante che si illumina al buio. Polpo cocco e polpo mimetico. Qua il primo di oggi. Abbiamo iniziato molto bene. Ragazzi, questo mi piace. Ho intravisto. Guardate qui! No, ragazzi! È fantastico! Se il primo era bello e grande, questo qua è veramente pazzesco! Stiamo parlando della medusa luminosa. Ed è il secondo di oggi ed è il secondo speciale, però questo con sfere gel. Beh, guardate qui. No, ragazzi.
Bellissimo. Medusa luminosa. Cattura le sue prede con i tentacoli e le stordisce con le tossine presenti nelle vescicole urticanti, queste qui. È molto diffusa in tutti i mari, anche nel Mediterraneo, e la si può trovare a ridosso delle coste. Stiamo andando molto bene. Abbiamo trovato le due speciali differenti. Perché non trovare anche la terza? Andiamo a cercare. Dai, questa. Oddio, che bello. Vabbè. Quasi scontato, dai. Avrete capito tutti chi è? Andiamo a vedere. Ed è proprio il paguro. Bello. Andiamo a leggere. Piccolo crostaceo dall'addome ricurvo e molle. Vive all'interno di conchiglie vuote. In caso di pericolo si ritira completamente nel guscio. È acquatico, ma ai tropici ne esistono anche di terrestri. Andiamo con un'altra busta. Questo mi sembrava piccolino. Andiamo avanti. Vabbè, dai. Questo è lungo. Proviamo. Il magazine. Aspettate. Vediamo. L'avevo detto. Ragazzi, devo dire, tutti molto belli. Complimenti. Andiamo a leggere. Lastice rosso. Va bene. A vedere. Eccolo qui, lastice rosso. Spostiamo il paguro. Crostaceo che ama le acque temperate e fredde e vive sui fondali rocciosi fino a 500 metri di profondità. È dotato di una forte corazza di colore rosso. Può pesare fino a 10 kg e ha due chele che usa per rompere i gusci delle sue prede. È molto longevo, può vivere fino a 150 anni. Mamma mia! Ecco qua l'astice rosso. E ora andiamo con un'altra busta. Però, un secondo. Voglio lo squalo. Voglio uno squalo. E andiamo a vedere. Vediamo. Tentacoli. Oddio. Vabbè, ragazzi. Guardate qui. Non abbiamo trovato uno squalo, ma comunque tanta roba. Andiamo a vedere. Il calamaro gigante. Giganti si addice. Andiamo a leggere. Gigante, però non è quello che si illumina al buio, è quello normale. Creatura mitica, è considerato uno dei più grandi invertebrati viventi. Vive nelle profondità oceaniche ed è enorme.
Gli occhi sono grandi come la testa di un uomo e i tentacoli sono lunghi fino a 5 metri. Beh, sono quelli allungabili. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, condividete il video con amici e parenti, scrivete nei commenti se avete comprato questo prodotto e se vi è piaciuto. Qual è il vostro preferito? Il mio è la Medusa Luminosa. Il vostro qual è? Scrivetelo nei commenti. E dal mondo del collezionista è tutto. A presto e ciao!